Uomini e donne, i baci di Domenico a Tina e Gemma, tra lo squallido e l'imbarazzante. Va bene una volta, farà ridere la seconda, farà meno ridere la terza, ma poi c'è un limite. Non riusciamo davvero a capire cosa Maria De Filippi, che generalmente non sbaglia un colpo, ci possa trovare di divertente nel vedere il signor Domenico avvinghiarsi a Tina Cipollari e a Gemma Galgani per baciarle. Tra l'altro, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 8 marzo 2018, proprio nel giorno della festa della donna, forse si poteva dare un messaggio diverso. Stiamo esagerando? Può anche darsi, ma in tutta sincerità quello che passa dallo schermo è davvero qualcosa di molto squallido e anche imbarazzante. Non che frasi come "ti ho dato sesso per 8 mesi" lo siano meno, ma quelle arrivano spontanee, purtroppo, e forse neppure te lo aspetti. I baci di Domenico a Tina Cipollari e Gemma Galgani, imbarazzo a Uomini e Donne. I baci di Domenico a Gemma e a Tina, con tutto il rispetto per il signore e anche per Maria De Filippi, che tanto si diverte, ce li possiamo tutti risparmiare. Gemma si stava davvero per sentire male, e lei di solito, ai baci non dice volentieri di no. E il fatto che il signore si sia ritrovato mezzo chilo di fondotinta sulla giacca improvvisamente diventata da blu a marrone ci fa anche capire quanta fosse l'enfasi con la quale si è gettato sulle labbra delle due signore. Del resto è bastata anche l'immagine della faccia di Tina dopo l'assalto, la Cipollari era rossa come un peperone, ma non per l'imbarazzo ma per quanto l'uomo le si sia strusciato addosso. Che spettacolo deprimente, soprattutto nel giorno della festa della donna, nella giornata della donna. Certo, ci direte anche che da un programma come Uomini e Donne non ci si possa aspettare di meglio. Ma in realtà noi dal programma di Canale 5 pretendiamo di meglio, perché davvero ci piacciono le storie d'amore tra anziani, che trovano una compagnia, tra meno giovani, che si danno una seconda possibilità. E perché no, ci piacciono anche le litigate, le contese, ma tutto il resto lascia il tempo che trova. I baci di Domenico a Tina e Gemma fanno audience? Può anche darsi, ma per noi sono alquanto imbarazzanti. Vi riportiamo qualche commento dalla pagina FB di Uomini e Donne dopo che la redazione ha postato un video di questi momenti indimenticabili. Che schifo. Quest'uomo mi fa vomitare. Maria oggi, in particolare nel giorno della festa della donna, permettere una cosa simile anche no. Mi dispiace, ma CN, tutta la stima che ho nei tuoi confronti, per un po' di audience in più non puoi permettere questi spettacolini vergognosi. Oggi è la festa della donna e nel tuo programma Maria hai messo in ridicolo l'orgoglio femminile, la nostra dignità con delle pagliacciate è uno schifo. Ma questo che si permette di baciare le donne usando la forza fa veramente schifo, l'avesse fatto a me gli avrei dato uno spintone, che se lo ricordava. Oppure un bel ceffone in faccia, mi meraviglio di Maria, che permette uno schifo simile si dovrebbe vergognare. Ormai in questa trasmissione si sono raggiunti limiti veramente vergognosi, sia il comportamento volgare di Tina, sia il maschilismo di Manetti, tutto veramente di cattivo gusto. E pensare che oggi è la festa della donna, bel esempio per i giovani? Non fa ridere per niente questo siparietto di Domenico. Ma dov'è il rispetto per le donne? Se è tutto preparato ed è una gag va bene, ma altrimenti, se una donna ti allontana e ti dice no, tu uomo, ti stai buono. Io se fossi in Maria gli direi di darsi una calmata a quel vecchietto assatanato.